Che bello caffè, poi in casa. Ma che cavolo ci ha messo il sale? Oh vabbè, ormai è fatto. Ciao ragazzi, io sono Marco per... Ciao ragazzi, io sono Marco per gli amici del Cuso e benvenuti alla quarta e penso ultima puntata della sessione estiva della fisica che non ti aspetti. Emanuele mi ha fatto delle interessanti domande sulla salinità del mare. Perché il mare è salato? Il mare è sempre stato salato? La salinità del mare è costante nel corso dei secoli ed è uguale dappertutto? A tutti capita quando si va al mare di buttare giù una boccata d'acqua salata. Beh, sappiate che questa non è una cosa particolarmente pericolosa, a meno che il mare dove andate a nuotare non sia pesantemente inquinato o contaminato. Tuttavia l'acqua di mare non è una cosa da bere regolarmente e Davon Seaworth lo sa benissimo. Infatti bere l'acqua di mare costringe i nostri reni a espellere più acqua di quella che beviamo per eliminare il sale in eccesso. In definitiva ci si disidrata bevendo l'acqua di mare. Quindi no, non pasteggiate ad acqua di mare. La salinità dell'acqua di mare non è la stessa dappertutto nel mondo. Diciamo che grossolanamente ci sono circa 35 grammi di sale in ogni chilogrammo di acqua. Ma i valori cambiano molto, per esempio in prossimità di grandi fiumi o in prossimità di ghiacciai che si sciolgono direttamente in acqua, la salinità è un po' più bassa a causa dell'afflusso di acqua dolce superiore alla media. In altre zone, come per esempio nel Mar Morto, una elevata evaporazione a causa delle alte temperature, uno scarso ricambio d'acqua fa sì che la salinità sia superiore alla media. Però se vogliamo dare un valore medio, diciamo 35 grammi per chilogrammo. Ma perché il mare è salato? Questo problema se lo pose, almeno da un punto di vista scientifico, per la prima volta Sir Halley. Sì, lo stesso che scoprì la cometa di Halley. La sua ipotesi, che se ci pensate è quella che vi è venuta sicuramente in mente, è che i fiumi trasportano sali nel mare. I fiumi normalmente sono catalogati come acque dolci insieme alle piogge. Ma acqua dolce significa semplicemente che la concentrazione di sale in essa contenuta è talmente bassa da non risultare al palato, cioè noi beviamo un bicchiere di acqua di fiume, un bicchiere di pioggia e non sentiamo il salato. Però il fatto che noi non lo sentiamo non significa che il sale non ci sia. I fiumi e le piogge infatti dilavano ed erodono le rocce, quindi trasportano sali in bassa concentrazione nel mare, dove si accumulano e lì sì che sentiamo il sapore di salato. Ma questo processo da solo non basta a giustificare la salinità del mare. Dobbiamo ricordare infatti che sul fondo del mare ci sono crateri, spaccature, da cui fuoriescono numerose sostanze, ovviamente alcune delle quali contribuiscono alla salinità totale dell'acqua di mare. L'evaporazione ovviamente poi sottrae acqua dal mare, ma non sottrae i sali, ed è per questo che nell'acqua di mare si ha una concentrazione di sale molte volte superiore a quella che invece abbiamo nei fiumi e nella pioggia. Ma questo allora vuol dire che la salinità del mare sta aumentando? In realtà no. Diversi studi hanno dimostrato che la salinità dell'acqua è più o meno la stessa da miliardi di anni. Il che vuol dire che ci sono dei processi, come per esempio la sedimentazione sul fondo o alcune interazioni chimiche tra i sali e per esempio il basalto che si trova sui fondali marini, che fanno sì che parte di questi sali vengano costantemente rimossi. In pratica si è raggiunto un equilibrio tra il sale aggiunto dai fiumi, dalla pioggia, dai crateri sottomarini e il sale rimosso dalla sedimentazione e i processi chimici. Solo di recente il cosiddetto surriscaldamento globale, cioè l'attività umana, hanno avuto un impatto, hanno cominciato ad avere un impatto sulla salinità. L'aumento medio delle temperature porta a un maggiore discioglimento dei ghiacciai, quindi un maggiore afflusso di acqua dolce. Poi la maggiore quantità di anidride carbonica nell'atmosfera ha modificato un po' gli equilibri chimici anche nelle acque dei mari, quindi solo di recente si stanno cominciando a osservare alcune
variazioni che ovviamente non giovano né alle forme di vita né in generale ai complessi equilibri che regolano i flussi dei mari, degli oceani e così via. Una curiosità, quando noi compriamo il sale per cucinare, troviamo al supermercato due tipi di sale, il salgemma o la salgemma, non lo so, e il sale marino. La salgemma è estratta da miniere ed è praticamente tutto cloruro di sodio. Invece il sale marino è ottenuto per evaporazione dell'acqua di mare. In larga misura il sale contenuto nell'acqua è cloruro di sodio, stiamo parlando di almeno 10 volte più di qualunque altro tipo di sale presente nell'acqua di mare. Ma ci sono anche altre tipologie di sale, tra cui alcuni sali d'oro. Eh già, si stima che nelle acque di tutti i mari e oceani del mondo ci siano all'incirca 20 milioni di tonnellate d'oro. Purtroppo è così diluito che in un litro di acqua c'è soltanto poco più di 10 miliardesimi di grammo. Quindi niente da fare, dobbiamo mettere da parte l'idea di diventare minatori del mare. Bene ragazzi, questo video sulla salinità del mare finisce qui. Condividetelo con tutti i vostri amici che preferiscono andare in vacanza in montagna e noi ci vediamo al prossimo video, che sarà probabilmente un video della nuova stagione della fisica che non ti aspetti. Io spero abbiate passato un buon mese di agosto e mi raccomando, anche se l'estate sta finendo e un anno se ne va, siate curiosi. La fisica è sempre là dove non ve l'aspettate.